La fase, buongiorno dottor Romano Sassatelli, presidente della Fondazione Manodori, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, la interpello ovviamente Buongiorno a lei e a tutti gli come ascoltatori. presidente della Buongiorno. Fondazione Manodori. La Fondazione ha fatto la sua parte anche nella fase dell'emergenza per sostenere la comunità reggiana, anche la sanità. Beh, assolutamente sì. Poi magari ritorniamo. Adesso mi metto la giacchetta da presidente di Poi fondazione e torniamo, ho la magari giacca da ritorniamo anche medico, col a quella camice. da medico, anche se le due cose sono imbricate strettamente fra di loro. Beh, la fondazione si è attivata subito di fronte all'emergenza che ci ha colpito e ci ha colpito anche da tanti punti di vista, non ultimo quello emotivo. Lei consideri che il 22 di febbraio abbiamo fatto una mattina molto interessante sulla povertà educativa, era presente anche il presidente nazionale delle fondazioni, il professor Francesco Profumo, era organizzata insieme a Reggio Children. Stavamo pensando a definire una carta dei diritti, per l'istruzione, per combattere le povertà educative. Poi ci siamo piombati nella crescita esponenziale di questa epidemia, di questa pandemia. E quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente usato quelli che sono gli strumenti della fondazione, che è sempre orientata a sostenere la comunità. E quindi, abbiamo usato i nostri strumenti per intervenire rapidamente, acquisendo dei monitor multiparametrici per la terapia subintensiva, che proprio in quei giorni stava prendendo forma in tutto l'ospedale, si è riorientato alla lotta a questa pandemia. E poi nei tempi successivi abbiamo attivato una erogazione di circa 200.000 euro per sostenere non solo l'ospedale, ma tutto ciò che è il contorno all'ospedale in termini di servizi sanitari, ma anche sociali. Intendo le varie croci, consentitemi questo termine generico, che hanno dato veramente tanto supporto agli ospedali, interventi a sostegno anche di realtà che aiutano le persone più fragili. Quindi questo è stato il nostro agire sul territorio locale, sul territorio provinciale. Anche con un Poi la fondazione. impegno straordinario che non era Sì, ovviamente certo. stato preventivato prima, ovviamente, essendo l'emergenza arrivata Beh, all'improvviso. certo, tutto quello che facciamo passa attraverso l'orientamento favorevole, condiviso del Consiglio Generale, poi il braccio operativo del Consiglio di Amministrazione. Ci sono dei settori specifici su cui noi possiamo agire e quindi abbiamo agito all'interno di quelle che sono le nostre regole, con una rimodulazione però del nostro agire. E anche avendo ricevuto nel frattempo anche richieste di erogazione, le abbiamo condivise con i richiedenti, le abbiamo Anche tutto molto riorientate. velocemente, dottore, mi pare di Ah, certo, capire. beh, è stato necessario. La Fondazione in questi mesi ha continuato, anche se più faticosamente, a lavorare, ma gli strumenti di telelavoro ci hanno aiutato molto, e anche l'impegno di tutti i singoli componenti degli organi e della struttura hanno aiutato molto a poter portare avanti questo lavoro. Avete già fatto un bilancio di quanto avete impegnato in questa fase di emergenza? Le chiedo e poi anche vi siete già mossi per sostenere la comunità reggiana anche nella fase 2, anche con appunto strumenti che siano più elastici per dare modo agli enti e Sì. sostenete di anche cambiare i progetti che magari erano già stati presentati. È proprio così, adesso si affollano nella mia mente tante cose e quindi cerco di elencarle in modo adeguato. Sì, abbiamo pensato a meccanismi di elasticità, abbiamo riorientato alcune richieste. La prima che mi viene in mente è quella della Federazione delle case di riposo, delle RSA diocesane, a cui abbiamo dato un contributo, cambiando l'orientamento di 25.000 euro e orientato a fornire adeguatamente i DPI. Abbiamo potenziato il bando Crisco, che è un bando che serve per tutti gli interventi che abbiano una ricaduta sociale nel terzo settore, ma anche più ampia, anche per alcune strutture
che devono essere completate o adeguate. Abbiamo aumentato la capienza di Cresco. Abbiamo partecipato poi come fondazioni regionali, perché siamo anche in questo ambito, a una convenzione con la Fondazione Italia-Cina perché ci sia un invio costante di materiale di protezione, di respiratori e quant'altro verso la nostra regione. E poi abbiamo agito anche nell'ambito delle fondazioni nazionali, dove è stato costituito, grazie al contributo di tutte le fondazioni, un fondo rotativo che, in cui le fondazioni sono garanti e che potrà portare sul territorio, quindi su tutto il territorio nazionale, anche sul nostro, almeno 50 milioni di euro di sostegno alle comunità. E Ecco, poi abbiamo sì. continuato a lavorare anche su quello che è e che riprenderemo nel corso dei prossimi mesi, anche il bando Welcome, che probabilmente conoscerete, che anch'esso è dedicato soprattutto alle nuove fragilità. Cioè e poi abbiamo agito con, appunto, come diceva lei, una visione nuova, di riconcertazione, soprattutto per cercare di dare tutto il sostegno che è possibile. Ecco, avete nelle scorse settimane approvato il bilancio. Quante risorse quindi ci saranno per questo anno? Sì, abbiamo fatto un notevole lavoro anche per chiudere il bilancio come previsto nei tempi dovuti, anche se effettivamente c'era una possibilità di Acri di avere un piccolo slittamento, ma noi siamo riusciti col lavoro, come le ho detto, a chiuderlo. Abbiamo chiuso con un attivo patrimoniale che è cresciuto di 4 milioni e 500 mila euro e quindi siamo arrivati a 176 milioni di euro di patrimonio, e questo ci consente di pensare per il 2020 di riuscire a garantire quel complessivo montare di erogazioni che è di 2 milioni e 800 mila euro. E con un incremento, mi pare, rispetto al 2018, è così. Sì, con un Anche incremento perché, rispetto. Presidente, la nostra comunità, immagino, e quest'anno avrà bisogno, e già ne abbiamo avuto bisogno, di più sostegni, probabilmente, e le fragilità, saranno probabilmente di più. Questa emergenza peserà. Guardi, sì, la tipologia delle fragilità probabilmente non è cambiata. Io penso sempre che questo virus sia stato una sorta di evidenziatore, e quindi si sono acuite, sì, sicuramente. Poi, ovviamente, lei sa che viviamo in un ambito nel quale ci sono interventi europei che poi confluiscono in interventi sul piano nazionale, e quindi anche noi ci collocheremo in questo ambito cercando di capire e di concertare, perché è la cosa più importante, quali sono le priorità per la comunità. Noi avevamo in animo, prima di questa pandemia, di fare un incontro di condivisione con gli enti designanti, con i vari stakeholder della nostra comunità, per capire quali siano le priorità della nostra comunità, e adesso questo diventa ancora più importante, quindi adatteremo il nostro agire e lo concerteremo con le necessità che diventano più importanti. Quindi abbiamo detto quante richieste sono arrivate maggiori in questo momento di emergenza, che lei appunto ha vissuto anche nel doppio ruolo, anche di medico, di direttore di struttura. Come sono state, dottore, queste settimane, il momento anche più difficile che lei ricorda? Ma guardi, sono state sostanzialmente indimenticabili, ma penso che lo saranno per tutti noi che le abbiamo vissute, a qualunque livello generazionale ci troviamo, anche di impegno nella società. L'azienda sanitaria ha risposto con una rimodulazione veramente importante, e noi abbiamo fatto la nostra piccola parte, abbiamo messo a disposizione più o meno più di metà del reparto che si prestava per come era stato costruito, e l'abbiamo messo a disposizione di una rianimazione Core Zero, è stata denominata, che ha consentito di mettere a disposizione della sanità reggiana quasi 14 posti di rianimazione potenziali. E in questi momenti critici era necessario fare così. Ovviamente questo ha comportato una rimodulazione della nostra attività, che, come lei sa,
insiste sia su Santa Maria che tutte le sedi territoriali, quindi c'è stato molto coordinamento nel cercare di dare ai cittadini, pur nella difficoltà, le risposte migliori. Sono stati momenti impegnativi, adesso dobbiamo stare attenti a non sciupare tutto quello che abbiamo fatto ognuno di noi nel suo piccolo o grande. Noi sanitari siamo un po' antipatici, nel senso che siamo un po' preoccupati e timorosi. Per fortuna la pandemia sta prendendo una piega positiva, però vorrei cogliere l'occasione, anche se può sembrare in controcorrente, perché tutti abbiamo voglia di vivere, di rincontrarci e quant'altro, di prestare quelle piccole attenzioni che possono garantire la sicurezza di tutti. È molto importante anche in questa fase. Prima di salutarla, Presidente, le volevo chiedere, tornando naturalmente all'attività della Fondazione Mano d'Ori, quindi come lei pensa sarà questo 2020, quali decisioni, anche se ci sono decisioni strategiche importanti e vi siete dati un obiettivo in questo anno che sappiamo sta cambiando, ci sta cambiando e sta cambiando molto. Ma guardi, come c'era in un passaggio di quel video che mi emoziona tutte le volte che lo guardo, c'è scritto che questi eventi possono renderci migliori o peggiori, dobbiamo cogliere l'occasione perché rendano tutti migliori. Quindi quello che vedo nel 2020 è un inizio di nuove possibilità e nuove potenzialità. Abbiamo la possibilità di rileggere quello che facciamo. Però questa rilettura non può mai essere unilaterale, quindi la Fondazione farà la sua parte, però dobbiamo realmente trovare ancora di più uno spirito collegiale, condiviso, che ci consenta di definire tutto ciò che è prioritario. Lo dico anche nel mio ambito più strettamente professionale. Noi ripartiremo, stiamo già ripartendo con l'offerta di prestazioni gastroenterologiche a tutta la nostra provincia. Dobbiamo farlo con oculatezza, dobbiamo farlo tutelando la sicurezza delle persone, tutte sanitarie e non sanitarie, e quindi anche creando una rete tra noi che eroghiamo e la medicina di base per poter realmente andare a identificare i bisogni dei cittadini che in questo periodo hanno sofferto, non hanno sofferto coloro che erano ammalati, ma hanno sofferto purtroppo anche coloro che per motivi strutturali, per motivi anche a volte di timore, di paura a recarsi presso i servizi sanitari, hanno magari dilazionato dei tempi di diagnosi, di patologie e quant'altro. Allora vorrei dire a tutti, non abbiate paura, noi siamo pronti, siamo orientati al massimo della tutela della vostra salute, quindi in ospedale ci potrete venire, ci verrete anche se ci verrete guidati, nel senso che tutto ciò che sono state le prestazioni che abbiamo purtroppo annullato in questo periodo verranno rimodulate, riorganizzate dalle strutture dedicate dell'azienda sanitaria e contattando direttamente i cittadini, quindi andando a cercare e offrire loro le risposte. Grazie, grazie dottor Sassatelli, grazie Grazie, mille. è un A piacere. presto.